C'è tantissima gente, dove siamo? Allora, siamo a metà ottobre, tante persone nel Montefeltro, siamo per forza a Lunano per la festa della castagna, 46esima edizione, ricca di eventi e appuntamenti, e quest'anno vi faremo vedere anche qualcosa di nuovo. Intanto la regina è lei, la castagna, un legame indissolubile con Lunano, nei suoi castagneti sparsi nei boschi del territorio, e preparate delle magnifiche preparazioni, famosissimi dolci, ma andiamo a scoprire quest'anno quale bontà e quale qualità ci aspetta della regina dell'autunno, la castagna di Lunano. Come sono queste castagne di Lunano? Sono buone? Sono buone quest'anno, queste sì. Come vi piacciono le Calderoste? È la prima volta che venite qua? No, è già più da 8 anni che sono sempre qui. È lei che è la prima volta che viene. Prima volta qua? Parla solo inglese. The first time in Lunano? Your first time here? Oh yeah. Prima volta che viene a Lunano la signora, come sono le castagne? Would you like Calderoste? You like it? Yeah, it's good. Ecco, colpiscono tutto il mondo le castagne di Lunano, grazie! La raganella qui a Lunano porta tanta allegria all'ora di pranzo. Certo, ci proviamo almeno a rallegrare tutta questa bella festa. Noi veniamo da Belvedere Ostrense, siamo il gruppo La Raganella, come ha già detto, musica e canti popolari, e eccoci qua. Cosa ci farete sentire adesso? Ci fate sentire qualcosa solo per noi, solo per Telegiorno.it? Noi facciamo musica popolare in generale, abbiamo anche una canzone, delle canzoni scritte da noi che possiamo farvi sentire. Allora, Matteo, vieni qua un attimo, va. Sono già stati presi d'assalto i vostri colleghi. Sì. Stanno in mezzo alla gente. Un attimo, ci chiedono una canzone. Facciamo appena appena la raganella. La castagna, presidente, è pronta per essere venduta, è fresca, controllo qualità, l'ha passato? Molto bene, anche quest'anno la castagna è molto fresca, è molto buona e dolce, come si usa sempre. Castagne italiane del territorio questa? Sono castagne italiane del territorio, quest'anno c'è stata molta siccità, come sapete, per il tempo, però comunque noi cerchiamo sempre, se le nostre produzioni non riescono, di trovare castagne comunque nel nostro territorio e la castagna DOP. Ecco, però i castagneti a Lunano ci sono, ancora resistono, è un po' la tipicità di questo luogo. Sì, esatto, infatti la festa al tempo, cioè 46 anni fa, è stata creata proprio perché a Lunano abbiamo questi castagneti dove fino, diciamo, pochi anni fa riusciva
soddisfare le richieste. Invece adesso con gli anni le cose aumentano, perciò... Perché le persone sono sempre di più che vengono qua. Anche oggi un programma ricchissimo. Presidente, tra poco noi andiamo a fare un giro a vedere anche quando si castrano e tutto quanto, ma quest'anno la novità è che noi siamo venuti anche il sabato, quindi il tour delle cantine e il Tunga, che non possiamo perderci, quindi lo vediamo adesso e poi andiamo a vedere, perché la castagna va castrata prima di cuocerla. Prima di cuocerla, esatto, va castrata altrimenti scoppierebbe. E abbiamo anche lì creato una macchina noi, non è una macchina che è in commercio, l'abbiamo studiata da soli e ci aiuta molto per il castraggio delle castagne. Bene, qui andiamo a vedere come si castrano i dolci, ma prima vediamo il sabato sera tra le castagne di Lunano. Anche il sindaco nella cantina. Direi di sì, insomma, la festa della castagna ormai da qualche anno non è solo la domenica pomeriggio, ma dal venerdì al sabato organizzano insomma la Proloco, e devo dire tutti i ragazzi di Lunano che sono veramente straordinari, queste cantine che sono veramente piacevoli, insomma, un modo per socializzare, per passare una bella serata con un po' di musica, devo dire insomma veramente una bella atmosfera. Tra tutte le cantine però il Tempio della Castagna, sindaco? Ah vabbè, il Tempio della Castagna perché è un po' la compagnia a cui faccio riferimento io, insomma, e quindi sono qua momentaneamente, però assolutamente al di là di questo, poi insomma vedrete anche le altre cantine, devo dire è un grande lavoro che questi ragazzi di Lunano fanno in maniera molto seria e molto qualitativa. Sono le 23:15, dove ci porti? Ma adesso direi che andiamo a vedere le altre cantine, così salutiamo tutti gli altri ragazzi. Alla botte piena ci sono tanti braccialetti colorati. Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare questa nuova iniziativa come concerto dei Coldplay. E quindi abbiamo comprato questi 1000 braccialetti da vendere tutti stasera per illuminare tutta la piazzetta, per fare un'atmosfera molto bella. E spero che finora sia tutto bello, abbiamo deciso di fare un'atmosfera molto più bella per questi braccialetti. La gente c'è, si sta divertendo. Funziona che abbiamo un telecomando che noi possiamo gestire i colori, il movimento dei colori. E quindi gestiamo in base a come vogliamo noi l'atmosfera. E l'evento è bello, i braccialetti sono stupendi ancora di più, è perfetto. Non potevamo chiedere di meglio quest'anno. In Vino Veritas, la cantina più grande qua a Lunano, qui si mangia e c'è il buon vino. Esatto, diciamo che è una delle cantine di punta di Lunano. Sicuramente ci sono 4 cantine, sicuramente tutte lavorano, tutti vogliono per il bene di Lunano e delle persone. Come potete vedere questa sera c'è il pienone. Ogni anno cerchiamo di migliorare questa festa, quindi dando delle possibilità in più alla gente di divertirsi. Non divertirsi in modo sfrenetico, ma proprio col ballare, una cosa unica che ci contraddistingue dalle altre cantine. Quindi per questo diciamo che ci rende una festa paesana veramente unica che dura da 46 anni, ecco. Cosa troviamo qua da bere e da mangiare?
Da bere, da mangiare, abbiamo un prodotto tipico locale fatto qua proprio a Lunano, che sarebbe il vino di Visciole, sarebbe. E da mangiare andiamo molto forte, soprattutto sui dolci di castagna, che ogni anno si registrano delle vendite sempre maggiori, soprattutto per quanto riguarda i dolci. E, ad esempio, poi tra le cose, adesso diciamo sì, tra le cose principali da mangiare sono queste. Poi ovviamente la nostra tradizione legata alla nostra terra ci lega anche ad esempio al crostolo. Il crostolo sarebbe una piadina arricchita con più strutto, infatti se la vai a vedere rispetto alle altre piadine è più gialla e chiaramente più unta e più, cioè, molto buona. Ciao, al prossimo anno. La cantina da Chiburdè è l'ultima del nostro giro, qui cosa troviamo? Qui trovate tutto, innanzitutto il divertimento, la bella compagnia, sono ormai 8 anni che facciamo la cantina, siamo un gruppo unito e abbiamo fatto anche diversi tipi di aperitivi, apericena e comunque durante la festa della castagna è l'unica vera e propria la cantina rimasta qui a Lunano, come già avete visto. È dentro una cantina, ma la castagna c'è? La castagna c'è. Ci sono le castagne, quelle vere, ma ci sono anche quelle che le puoi comprare nelle nostre bancarelle. Allora andiamo qua, intanto abbiamo visto tanto divertimento e comunque non sono i dolci che si castrano ma le castagne, prima ho avuto questo lapsus. Allora Paolo, vieni qua, qui ne vediamo veramente tante che sono in fase di cottura, chiaramente noi a casa non possiamo avere tutto questo grandissimo cuocitore di castagne, però il segreto è la cottura lenta, spiegaci. La cottura molto lenta perché il fuoco, comunque la brace sotto deve essere non a fiamma viva ma a fiamma quasi morta e la cottura deve essere lenta in modo che la castagna si cuoce anche dentro e non si brucia di fuori. Allora, e chiaramente con la carbonella sotto? Esatto, con la carbonella, sempre del territorio, tutto quello che noi adoperiamo comunque del territorio, come il vino, diciamo così, chiamiamolo novello, ma è semplicemente un vino dolce che fanno per noi appositamente per questa festa. 46 anni per voi e tra poco lo vedremo anche questo. E anche a casa però ci serve una padella comunque bucata. Una padella bucata è importante, ma così grossa è difficile da fare, anche perché queste padelle sono state fatte circa 40 anni fa e ancora durano. E ancora durano e quindi non ci resta che venire a Lunano per mangiarla. Esatto. Cerca la televisione! Io sono abituato alla chiesa! Chi è? Canale 5? Ma avete i dolci? Guarda che la Pepina ha fatto anche la ceretta oggi, guarda! Pepina! Potevi fare la ceretta, bro! Vai a vendere i dolci, dai! Yes, Maria, Pepina! Vuole due brutto? Vuole due palline? Ci possono dare due palline a sta signora? Sì, dai, dai, dove ci abbiamo le palline? C'è un colore in poppello, basta. Ma raccontate la gente, hai visto? Da dove vieni? Vengo da Riccione. Da Riccione qua per mangiare la castagna? Esatto, è un posto bellissimo, tutti gli anni vengo.
Quest'anno l'ha già sentita la castagna? Come? No, la prima no, no. Quest'anno sembra che vada tutto bene, però ancora non l'ho sentita. Non solo la castagna racconta questo territorio, ma anche la pittura con questa mostra. Sì, diciamo che all'interno della Festa della Castagna quest'anno, grazie ad Americo Salvatori, che è un artista insomma, di questi territori, abbiamo voluto organizzare appunto questa mostra di sue opere. Siamo molto contenti perché insomma, credo che sia anche un segnale culturale rispetto ad alcuni mestieri che poi non sono così comuni ma sono molto molto importanti, no? L'arte è una cosa, è creatività, no? È un modo di esprimersi. Tra l'altro Americo è molto importante perché descrive e porta un po' sia in Italia che in tutto il mondo i nostri territori, i nostri paesaggi, quindi credo insomma che sia una bella cosa e un segnale positivo. Qua dietro abbiamo l'antica Lunano, quella che era sulla collina, la torre è stata salvata, quindi anche un modo per far conoscere il paese. Fino a quando sarà aperta la mostra? Poi ci dico tutti i dettagli. Sì, questo quadro nasce proprio con quest'idea, ovvero che il borgo di Lunano, che purtroppo insomma oggi non è possibile vedere perché è sotto edra, non è stato purtroppo restaurato negli anni, e molti non sanno appunto che Lunano è nato su questa collina che è sopra il paese. Con questo quadro, visto che insomma non è semplicissimo recuperare oggi, trovare i fondi, almeno abbiamo voluto dare un segnale, no? Parlandone con Americo, e far capire effettivamente quella che è la storia di Lunano. Quindi l'idea è proprio questa, no? Un po' tornare alla memoria. La mostra è aperta questo weekend della festa e anche tutto il prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica, quindi è possibile visitarla con molta tranquillità. Castagna dai numeri da record, abbiamo visto le immagini di sabato sera, ma si è iniziati venerdì, questa domenica il sole ha baciato questo paese, quindi la 47ª edizione sarà sicuramente ancora più ricca. Beh, insomma, che dire, qui il ringraziamento veramente va alla Proloco, insomma, a tutti i ragazzi di Lunano che, devo dire, da qualche anno fanno un lavoro strepitoso, sia a livello di programmazione che di impegno, insomma, una comunità che si mobilita completamente per questi tre giorni. E credo che il risultato insomma, di oggi sia in realtà un percorso. Qualche anno, quando tu lavori bene, dai alla gente un prodotto in gastronomia di qualità, spettacoli di qualità, poi credo che questo paghi. Quindi il ringraziamento veramente va loro con tutto il cuore, perché danno un'immagine a chi ci viene a trovare di questo paese molto molto bella. Quindi il grazie va veramente a loro. È la miel di tutte.